Lavorano attorno ai 68 gradi centigradi sono il beta e l'alfa amilasi. Entrambi svolgono il loro operato sugli amidi. Il beta amilasi lavora in un range di temperatura e pH ottimale che può spaziare dai 59 ai 64 gradi centigradi circa. Questo enzima riesce a rompere le lunghe catene di amidi riducendole a zuccheri semplici che i lieviti riusciranno a fermentare. Mentre l'alfa amilasi lavora in un range ottimale di temperature che va dai 65 ai 72 gradi centigradi circa, spezzando in modo casuale le catene amidacee, trasformandole quindi in zuccheri più e talora meno semplici. Capite bene quindi che 68 gradi centigradi, coerentemente allo stile scelto, possono essere veduti come un compromesso in cui, bene o male, entrambi gli enzimi riescono a lavorare. Se la temperatura fosse leggermente più bassa e prossima al range ideale per il beta amilasi, otterremmo tendenzialmente una birra con meno corpo e più alcolica. Il mosto infatti sarebbe più ricco di zuccheri semplici, facilmente fermentabili dai lieviti. Al contrario, lavorando a temperature più elevate, favorevoli all'attività dell'alfa amilasi, otterremmo una birra con più corpo, poiché il mosto sarebbe ricco prevalentemente di zuccheri più complessi che i lieviti faticherebbero a scindere e a fermentare. Da tutto ciò si evince anche un'altra cosa, per me molto pulcra. Oltre agli ingredienti e alle dosi, il mesh rappresenta lo strumento che ha a disposizione il birraio per decretare le sorti di un mosto. A breve farò una birra per cui sarà necessario eseguire più step di ammostamento. Mi auguro quindi di ritornare sull'argomento. Ritorniamo nella mia cucina. L'acqua nella pentola di mesh è stata portata a 72 gradi centigradi. Ma non avevamo detto che volevamo raggiungere 68 gradi centigradi. Ovviamente, immergendo i grani a temperatura ambiente nell'acqua calda, la temperatura si abbasserà di qualche grado. Per compensare questo calo termico, ho alzato la temperatura dell'acqua di qualche grado centigrado, però senza esagerare. Anche perché se la temperatura dovesse stabilizzarsi oltre la temperatura prevista, saranno dolori per farla scendere, soprattutto se la pentola è coibentata e giace su uno spargifiamma. Anche se esiste una formula grazie alla quale è possibile calcolare precisamente la temperatura ideale. Una volta versati i grani in pentola, non si torna più indietro. Vi confesso di aver provato una grande emozione. Sarebbe opportuno versare lentamente i grani nell'acqua, nel frattempo mescolare al fine di evitare la formazione di grumoni, proprio come ho fatto io. Sì, come no. Al momento delle due cotte non ero ancora in possesso di un pH-metro. Malgrado ciò ho voluto dare una mano agli enzimi, abbassando un po' il pH. Di quanto non ne ho la minima idea. Ho aggiunto all'acqua di mesh il succo di mezzo limone. Analogo gesto l'ho compiuto per l'acqua di sparge. A proposito di sparge, per le prime due cotte non ero ancora possessore della dignitosissima pentola da 33 litri che vi ho orgogliosamente presentato qualche video fa. Ho dovuto quindi arrangiarmi. È importante mantenere la temperatura il più costante possibile per non disturbare il lavoro degli enzimi. Cosa che a me, per queste due prime cotte, vuoi per l'apprensione, vuoi per lo scarso savoir-faire casalingo brassicolo, vuoi per una materia grigia di scarsa importanza ponderale, è risultata piuttosto difficile. Devo dire che a fuoco spento, con il coperchio, la coibentazione alla pentola e lo spargifiamma, la temperatura su lunghi periodi si mantiene quasi costante, il calo termico è minimo. In ogni caso, di tanto in tanto, ho mescolato con il minuto mestolo e ho approfittato per controllare la temperatura. Mescolando si omogenizza la temperatura perché gli enzimi lavorino in un habitat termico democratico. Oltretutto in questo modo si ottiene una lettura della temperatura più attendibile, in quanto se non si mescola spesso la temperatura tende a stratificarsi, risultando più o meno alta in alcuni punti piuttosto che in altri. Trasformandole. A proposito di sparge. Vuoi per una materia grigia di scarsa.